E bentornati ragazzi qui su Pokémon Next e Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Quello di oggi è un video un po' particolare. Infatti siamo in compagnia di Gravier per questa prima random battle su questi giochi di ottava generazione. Ciao Gravier! Salve! Ho tutto il Pokédex fatto, ho il Living Dex, sono pronto per questa sfida. Introduciamo un pochettino questa sfida, perché infatti noi andremo a scegliere, anzi scegliere, sarà il caso a scegliere quali saranno i nostri 6 Pokémon tramite un Number Random Generator. Anzi, un Random Number Generator. Noi estrarremo questi 6 Pokémon, li metteremo nella nostra squadra, non potremo in nessun modo modificarli e dovremmo sfidarci con i Pokémon che o abbiamo nel box o con quelli che andremo a catturare nel caso volessimo trovarne uno con una determinata mossa magari. Detto questo, andiamo subito a estrarre i numeri e che la fortuna ci assista, Gravier. Allora, dobbiamo generare un numero del Pokédex ed essendoci 400 Pokémon nel Pokédex, utilizziamo ovviamente il Random Number Generator di Google perché... ehi, perché no? Quali Pokémon del Pokédex andremo a trovare? Non ne ho idea, ma va bene così. Andiamo a generare il primo. Numero 119. Secondo numero, cosa troviamo? 263. Generiamo il terzo numero. 375. Questo forse è un drago. Questo forse è un drago. Rirolliamo la seconda volta. 365. Molto vicino. Quinto Pokémon. 319. Speriamo bene. Ultimo Pokémon. Se ne esce un 400 sono contento perché sarebbe Eternatus, ma dubito. 283. Faccio schifo nelle battaglie di Pokémon, visto che non ho mai giocato in competitivo in nessun modo. Però forse abbiamo una chance di vincere? Forse sì. Dunque, il mio primo Pokémon è il numero 236. Ok. Il secondo è il 318. Il terzo, il 218. Il quarto è il 328. Il quinto, il 379. E il sesto è il 36. Andiamo un pochettino a vedere quali Pokémon mi sono capitati, quindi. Ci sarà da divertirsi. Ed eccoci qua. Ovviamente non controlleremo le squadre opposte per non rovinarci la sorpresa. Voglio però vedere io cosa dico hai preparato che... per me. Come faccio a sapere quando devo aprirli? Quando parte la musica devi riaprire gli occhi. Ho sentito la musica del gioco, come faccio? Eccoci qui, è partita. Ok. Era un imprevisto quello di che mostrassero le squadre. Non so cosa hai detto, non ho visto niente perché non me l'hai detto. Brunswick, oh shit. Corso e Lotod. Ma questa è una lead da VGC 2016. So che Whimsicott dovrebbe essere buono, ma non so in cosa. Beh, diciamo che è andata meglio a te, mi sa. Attenzione, giorno di sole. Giorno di sole di Whimsicott. Ok. Va bene, forse piace questa mossa? Sì, ti piace la mia. Ruggito va benissimo, non ti preoccupare. Vediamo Bronzong cosa farà adesso, anche se dovrebbe essere il più lento. Corso la sciagura, please. Sciagura. Un danno. Uff. E non lo vedo perché ho la webcam davanti. Ok. Preparato un ferro scudo. Voglio aumentare le mie difese perché non ho idea se sei tipo un Pokémon che può resistere. Però spero che resista. Tu hai due. Oh. In che senso? Facciamo questo. Ma in che senso? Non su Corsola, non su Corsola. Grazie, non su Corsola. Non mi servivi, Lotad. Era a livello 6, tra parentesi. Vabbè, sciagura per di nuovo. Favore, per favore, sciagura, fagli male. Sciagura, buon danno, no. Buon danno, buon danno. Ed ecco divinazione di Bronzong. Ti avviso, Bronzong come mossa offensiva a sua divinazione. Oh beh, e io lui. Oh, Charmeleon. Vai, proviamo in questa maniera. Potrebbe... C'è un Whimsicott con solar raggio e giorno di sole. Mi è andata bene con lui. Questa non è una cosa bella, non è una cosa... Dovrebbe resistere Corsola, bene così. Molto difensivo. Piacere, questo gli fa male. Sì, questo gli fa male. È ovvio. E sciagura, sciagura per favore, buttalo giù. Il Bronzong non aveva nient'altro se non divinazione, quindi non sapevo cosa fare. Ho scoperto che un Pokémon che ho non funziona per niente bene con un altro. Va bene. Il che non è ottima come cosa, non avevo idea fino a che non ho letto la sua abilità. Mi può stare bene. Mi può stare bene, dire il vero, mi può stare bene. Però quelli Whimsicott è...
Fastidioso, molto fastidioso. È andato bene con Whimsicott. Lui secondo me fa dei buoni danni per il momento. Ancora solo a raggio. Se no mi butta giù questo, mi butta giù divinazione. Sì, appunto, quello è l'obiettivo. Favore, pochi danni. Uff. Secondo me divinazione dopo ti butta giù, però. E qua un sì, quello sicuro. Finalmente caduto. Finalmente. Niente. I danni. No, come forza antica? Aveva la vita che ti voglio insegnato quando era a livello 37, una roba simile. Anch'io forza antica, credevo di essere io. No. Ma divinazione. E cosa le è caduto? Uno per uno non fa male a nessuno, dai. E ora ti mando il fiore all'occhiello del mio team. Vullaby. Oddio, bracere. No. Bravo, Arctozolt. Sotto giorno di sole ha resistito così tanto. Oh, Invertivolt. Ma anche Vullaby è riuscito a resistere, mi sono sorpreso. È molto difensivo. Cosa butti in campo ora? Lui. Farfetch. Oh, ma lui è buono. Per caso se non fosse che... colpi? Se non fosse che è a livello 2. Vabbè. Oh no, butta. Oh no. Comunque, forza antica e ti butta giù Charmeleon. Sacrifica, no? Farfetch. No, come Assorbivolt? Assorbivolt. No. Ma io che ne sapevo. E Vullaby è rimasto. Bravo Vullaby. Fai di Raffica. Uff, non è bastato. Ma io cosa ne potevo sapere? Non è bastato. Questo no, è il mio attacco. No, Arctozolt, colpisci, ti prego, Arctozolt. Vai di spennata e colpisci con spennata. E si butta giù Farfetch'd. Allora metto il mio boss finale. Questo è buono. Sì, che buono. Ho paura di prendere parecchi colpi in faccia adesso. Gravier. È molto probabile. Me l'aspettavo, era ovvio. Assapora la forza del Dynamax. Era ovvio che utilizzavi su di lui. Eccolo qua. Qua mi sa che arriva un doppio che io da parte mia, Mi sa di sì, vero? Lui è spettro terra, giusto? Sì. Cazzo. Vai, Eleoptile. Invertivolt di nuovo. Non è che non puoi scappare, però. Fa comunque molto danno. Certo, vabbè, Vullaby non poteva resistere. Dai, va prima lui. Arctozolt colpisce e gli butta giù un po' di vita. Non fa un cavolo, non ci vuole niente per farti male. Non potevo farci niente. Allora, Dynasisma. Rompe tutto. Rip. Ha fatto troppo quell'Arctozolt. Allora. È stato davvero una spina nel fianco. Prima non potevo buttare questo Pokémon qua perché era debole. Heliolisk che è debole a giorno di sole. Ma? Prende danno da giorno di sole. No. Non lo so. Ma perché? Vai, andiamo così. Proviamoci. Fa male. Fa ovviamente male. Dobbiamo fare il Dynamax. Fa molto male. Io ho fatto il Dynamax? Ma sul tip tap? Mi sa di sì. Ovviamente sul tip tap. Runerigus. Resisti, Runerigus. Può essere un problema questo ballerino. Mago sberla. Sberla. Oh no. È super efficace, ma non fa molto. Però mi hai abbassato la precisione. Che ci sta? Dynacelo! Resisti! Sto veloce! Resisti! Ma quanta vita! È caparabola! Runerigus! Fai il tuo dovere! Fai il tuo dovere! Hai un compito! Hai un solo compito! Dita incrociate! Dita incrociate! Dita incrociate! Oh madonna! No! Oddio. Potevo farti Dyna vuoto e accopartelo direttamente, ma in questo modo, in questo turno, te lo batte Eleoptile. Inizia l'ultimo turno. Attenzione. Mi può aiutare? Mi può permettere di resistere? Forse. Non so come funziona tra un Pokémon Dynamax e un altro se si utilizza Dyna barriera. Non funziona, però non funziona. Se non ti avessi attaccato Mr. Mime. Ok. Vabbè, forse... se che non mi ha attaccato Mr. Mime, ma non so se è una buona idea. Tu dici? Mi ha attaccato Eleolisk? Ah, oh, fuck, mi ha fregato. Mi ha fregato completamente. Oh sì,
La sto già assaporando, sì. Io senza alcun dubbio ho avuto il team migliore, ma non sapevo utilizzarlo. Dynagelo? Qua arrivano dei danni su un Erebus. Non ci lascia un Erebus! Impossibile! Come cavolo ha fatto? Come ha evitato l'attacco? Ha evitato l'attacco, non basta. Però sì. Mi piace la sensazione che l'ha evitato. Yes! Esplode. La vittoria va a noi. Se avessi avuto Mr. Rhyme. Così avevo praticamente un team fatto da solo Pokémon fully evolved. Ed ebbene, abbiamo vinto noi questo primo scontro di Random Battle su Pokémon Spada e Scudo. Io mi sono divertito. Secondo te? Sì. Se avessimo avuto i team invertiti, mi avresti fatto un 6-0? Rispondo in maniera onesta oppure... Onestissimo, voglio dire in maniera più onesta. Molto probabilmente sì. Esatto. Mi sarei giocato meglio quel Whimsicott. Ovviamente col senno di poi, sapendo che avevo Runerigus, sarebbe stata più facile. Comunque sia, io ripeto, mi sono divertito molto a registrare questo video e spero l'abbia fatto anche tu. Certo. Detto questo, ragazzi, ovviamente lasciate un mi piace per supportare il canale, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto anche al canale di Gravier che trovate nel box descrizione e ovviamente noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao allenatori!